simple things that give my heart its wings, like fishing on a sunny day. In the open air, without a single care, you hear me singing on my way. Michi, lui è l'uomo d'acciaio e adesso daremo una dimostrazione di hackeraggio di una banca dati che contiene dei dati che riguardano il militare. Provvederemo poi a dare i dati che ricaveremo da questa banca dati a distribuirli all'interno dei circuiti di controinformazione. Allora, in questo momento noi siamo collegati con una rete a pacchetti che ci ha permesso di metterci in contatto con un servizio che distribuisce dati americano, che è la BICS, che è una delle reti più diffuse negli Stati Uniti. Adesso mi chiede la password, password che siamo sempre riusciti a trovare tramite un programma che le genera. Cominciamo a entrare dentro nel sistema e il sistema mi chiede se voglio pagare. Io gli dico sì. In questo modo, in questo momento mi sta dicendo con che modalità voglio pagare, carta di credito oppure sul numero di conto corrente della ditta oppure su un conto corrente personale. Gli dico che voglio pagare con una carta di credito. Quale tipo di carta di credito? Gli dico Visa. Mi chiede il nome della banca, gli do Swiss Bank. Mi chiede il numero di carta di credito. Il numero di carta di credito va valutato con attenzione, è composto di tre gruppi di numeri che indicano la provenienza della carta di credito, il tipo di carta di credito gold, silver e altri tipi e qual è la cifra massima che può essere spesa. Gli introduco questo numero. Mi chiede se è corretto. Mi dice che il numero di carta di credito è autorizzato. Adesso sono autorizzato a entrare, a utilizzare tutti i servizi offerti dalla BICS. Chiedo di entrare nel servizio di database. Mi chiede per cosa voglio cercare l'argomento, per soggetto, per data, per parola chiave. Gli dico per soggetto. Il soggetto che io chiedo sono armi. Ecco, qui esce questo titolo, attenzione, questa area contiene informazioni riservate, introdurre il codice di accesso speciale. Per sfondare questa barriera abbiamo impiegato 3 giorni. La vostra richiesta è stata accettata, ci sono 8 items, mi collego immediatamente con James, che è una delle maggiori banche dati per quanto riguarda il militare e che spesso fa da mediatore tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica in materia di disarmo. L'item è il 3. E la macchina mi dice che ci sono 8 tipi di argomenti disponibili. Gli chiedo lo status dei progetti della difesa, che in questo caso è il numero 4. Questa è la lista degli argomenti disponibili, io li voglio vedere tutti. Inizia con la descrizione di ogni singola arma, di quali sono i clienti principali, le connessioni col governo e le tecnologie utilizzate. Schermata per schermata escono le caratteristiche dei vari tipi di armi. Attenzione, è entrato un disturbo, l'output è sospeso, attento. Forse ci stanno tracciando, stacca, stacca, stacca!